Roberto Faenza per la seconda volta torna a girare a New York per raccontare un romanzo di formazione. Ci racconta come è nata l'idea innanzitutto di questo film. Ma dunque, l'idea è nata da un desiderio che mi porto dietro da tanti anni, che era quello di portare sullo schermo il giovane Holden di Salinger. Non mi ha mai voluto cedere i diritti, non li ha mai ceduti a nessuno. Quando ho letto il romanzo di Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile, ho detto, ma questo è Holden oggi, attualizzato, modernizzato, anzi addirittura forse più divertente. E quindi mi sono precipitato a contattare l'autore, e lui aveva visto dei miei film ed era disponibile a cedermi i diritti, me li ha ceduti, e da lì è partita questa avventura. Che cosa l'ha colpita di questo romanzo? Ma mi ha colpito la sua attualità, cioè questo racconto di conflitto tra le generazioni. Un adolescente, questo James, il nostro protagonista, che a 17 anni immagina per sé un futuro totalmente diverso da quello che è il mondo degli adulti. E siccome lui non vuole essere indottrinato, non vuole scendere a compromessi, non vuole arricchirsi, non vuole diventare famoso, gli adulti lo guardano come un disadattato, come una mente disturbata, come un ragazzo da curare. E quindi gli mettono a fianco addirittura una psicanalista, una nuova forma di psicoanalisi, una life coach, perché dovrebbe guarirlo. E man mano che va avanti noi ci rendiamo conto che semmai i curati e i guariti dovrebbero essere loro. E questo ragazzo invece è tutt'altro che un disadattato, è semplicemente uno che immagina un mondo diverso da quello del padre che va a ragazze, della madre che colleziona mariti e il terzo lo lascia a Las Vegas in una di mie, della sorella che a 20 anni vuole scrivere le proprie memorie senza avere in realtà nulla da raccontare. E è un ragazzo, io penso sempre che James è una specie di antesignano degli indignati di oggi, cioè disprezza, aborre, non vuole vivere in un mondo che sta cadendo a pezzi e si immagina per sé un domani totalmente dissimile. E quindi è, direi, una figura di grande positività, di grande speranza, ecco. Ecco, il giovane adolescente protagonista è inquieto, però appunto è anche un ribelle a modo suo. Lei che tipo di adolescente è stato? Ma io sono ancora oggi molto adolescenziale, nel senso che non mi ritengo una persona molto adulta, molto matura. E mi identifico molto nel personaggio di James. Io avevo tra l'altro fatto il mio primo film d'esordio, era proprio la storia di un ribelle. Un ragazzino che voleva vivere come gli hippie, che poi viene integrato in una morsa mostruosa dal mondo industriale e diventerà un terribile personaggio. Ecco, io mi identifico con James perché penso che la cosa più bella del mondo sia di essere ribelli, cioè di ribellarci al conformismo, al quieto vivere, a tutto quello che non funziona. Quindi James per me è un personaggio, è vero che è un ribelle, ma non è un ribelle senza causa, come quello a cui noi siamo abituati. È un ribelle che ha delle immagini molto precise del proprio domani. Per esempio, lui pensa che potrebbe fare anche il calzolaio, lui figlio di un avvocato di grido, disprezza il mondo di Wall Street. E quando dice io forse vorrei fare il calzolaio, il padre lo guarda inorridito, no? Ma che male c'è a essere calzolaio? Forse è meglio fare bene il calzolaio che male lo speculatore, ecco. Quindi è un ribelle che a me mi affascina molto. E per il film c'è la collaborazione musicale di Elisa. Come è nata questa collaborazione? Le musiche sono state scritte appositamente per il film? Ma dunque, certo, noi abbiamo, il musicista Andrea Guerra ha immaginato di affidare Elisa una canzone e lei ne ha scritta una talmente bella che abbiamo deciso di farne poi la colonna sonora, per cui questa canzone viene sparsa, disseminata all'interno del film in varie mood, in varie riambolazioni, un po' emozionante, un po' allegra, un po' profonda, quindi è diventata poi la colonna sonora. Credo che sia forse la prima volta che una cantante fa anche una colonna sonora. La sua forza poi è che lei canta molto bene in inglese, siccome il film è in inglese si inserisce perfettamente all'interno della stessa struttura del pellicolo. Nella sua carriera è la seconda volta che torna a girare a New York. A tanti anni di distanza, che cosa ha trovato cambiato della città e cosa le piace? Ma la città è totalmente diversa da quella che io avevo trovato 30 anni fa quando feci Cop Killer. Ma la forza di questa città è che tutti i giorni cambia.
Adesso stanno costruendo lungo il fiume delle spiagge, hanno fatto una sopraelevata per un parco. È una città in grande trasformazione perché è proprio la cittadinanza che è una città che è una complessità in continua trasformazione. A New York trovi tutti i popoli del mondo, un concentrato proprio di innestarsi di anime diverse, e quindi non possono che produrre anche una città diversa. Il complimento più bello me l'ha fatto Steven Lang, uno dei nostri protagonisti, che è di New York. Mi ha detto: ma io ho visto New York e non l'avevo mai visto. Ed effettivamente New York cambia così velocemente che domani non sarà uguale a ieri, e noi abbiamo cercato proprio di scolpire sulla pellicola una New York che è perfettamente inserita nel racconto che descriviamo.